Sono andata a Palm Springs negli Stati Uniti, erano 9 anni che mi sono messa via i soldini per fare quel corso, perché costava un sacco, era in California, ero studentessa, 9 anni mi sono messa via i soldini, mi ero comprata il salvadanaio per metterli dentro. Okay. Era un corso dove c'erano 23 italiani su 6.000 persone, eravamo solo in 23. E era un corso in cui lavoravi sull'identità, sui valori, su cose molto delicate. Ok? Ci hanno detto a inizio corso, scegliete un buddy, cioè noi eravamo tra gli italiani, scegliete qualcuno perché con quel qualcuno condividerete tutti i 6 giorni e farete un sacco di esercizi a coppie. Io avevo visto una persona che istintivamente mi vibrava, mi risuonava, solo che ero comunque ancora timidina più di adesso e non l'ho scelta. Sono stata scelta da una persona che appena mi ha scelto ha detto, Dio santo, no. Questa persona, pensate, quel corso era così, costava tantissimo, chi lo teneva diceva, se i primi 3 giorni non siete contenti, vi ridiamo tutti i soldi, poi ne potete tornare a casa. Questa persona che mi aveva scelto era uno psicologo, psicoterapeuta, che era partito con, l'avevo visto in aereo, perché era da Venezia, partiva, l'avevo intravisto, perché cioè, avete presente quelle persone che... non lo so, distinto, lo vedete da lontano e dite che persona strana. Era partito con una valigetta, poi ripeto, magari non sapevo cosa aveva in stiva. Fatto sta che mi dice, guarda, al terzo giorno mi dispiace, ho avuto un lutto in famiglia, una cosa importante, devo tornare. E io dentro di me ho detto, ma hai già fatto il biglietto? Sì, sì, ho già fatto tutto. Faccio, come fai... Fa sì sì, ma guarda, io la valigia l'ho lasciata in hotel, no, guarda, parto alla 24 ore. E io dentro di me ho detto, ma scusa, se uno parte per stare 6 giorni negli Stati Uniti a fare un corso, mi parte con una valigetta piccola così, 24 ore, poi era dicembre. No, no, questa persona era già partita, io di solito ci azzecco, sono abbastanza streghetta, era già partita con l'idea di farsi 3 giorni, imparare il più possibile, visto che era un corso veramente costosissimo. Avevo speso 15.000 euro, solo quindi era costoso. Aveva l'idea di fare che cosa? Stare 3 giorni, imparare il più possibile e poi farsi rifondare la quota. E quindi mi sono trovata ad avere il corso che è stato il più bello della mia vita, come contenuti, ma il più brutto come esperienza, perché non potevo inserirmi in una coppia già formata da 3 giorni. Perché se si inserisce una persona si vanno a rompere tutti quegli equilibri. Quindi mi sono rovinata quel corso perché non ho avuto il coraggio di scegliere. Allora ho imparato questo, Sofia, che se io non scelgo la vita sceglie per me. Però quando la vita sceglie per me, il prezzo che io pago non è certo il prezzo che avrei pagato se avessi avuto il coraggio di scegliere. Quando la vita sceglie per te, sceglie con interessi purtroppo un po' alti, usurai. E da lì ho imparato che era meglio, non lo faccio ancora sempre, sono umana anch'io, però tutte le volte, poi non entro su troppo sul personale, in cui non scelgo, prima o poi la vita mi fa scegliere, e quando mi fa scegliere la vita pago pegno. Quindi è importante imparare a fare che cosa? Scegliere. Scegliere. Perché se non scegli, qualcun altro sceglie per te.